qui siamo in K8 Radiatori, un'azienda per la quale disegno da molti anni. Alle mie spalle vedete due tipologie di prodotti abbastanza diversi. Uno storico, disegnato un po' di anni fa, che è il bambù, che appunto, come si vede dalla forma, è molto naturalistica. Accanto abbiamo un prodotto che fa parte della collezione Nature, che è, diciamo, in tre tipologie di decori. In realtà vorrei parlarvi di questo secondo prodotto perché, diciamo, presenta una novità rispetto al prodotto che avevo disegnato un po' di anni fa. Ovvero sia, tutti i termosifoni chiaramente presentano uno spessore, e questo spessore in profondità chiaramente è legato poi alle potenzialità del termosifone di scaldare l'ambiente. Quindi alla fine, diciamo, sì, è vero, si vedono molti termosifoni ultrapiatti, però poi nessuno dice, o comunque lo scoprirà poi il tecnico o l'architetto, che in realtà magari scaldano anche veramente poco. Quindi, diciamo, visto che l'azienda invece è molto improntata su una serietà professionale tecnologica, cioè di rispondere prima di tutto a esigenze tecniche e poi anche quelle estetiche, mi hanno chiesto, diciamo, di cercare di risolvere questo spessoramento con un segno grafico di design che potesse, diciamo, alleggerire la forma e la profondità del prodotto. Quindi, diciamo, il modo in cui ho affrontato il problema qui è stato molto semplice, quindi con pochi fronzoli. Semplicemente ho dato due versioni diverse di quella che è lo spessoramento. In uno, diciamo, il prodotto piega e va a nascondersi, diciamo, sul retro, per cui alla fine si vede a livello ottico soltanto qualche millimetro la leggera curvatura dell'acciaio. Nell'altro invece, come vedrete dalle immagini, è in realtà proprio messo in evidenza con una sorta di inclinata, di cornice inclinata a 45 gradi. In questa maniera comunque, in un modo o nell'altro, si va a dare una forma diversa a quello che è il classico spigolo a 90 gradi, anche un po' noioso alla fine, del termoarredo che scalda. Qui per quest'anno ho voluto, diciamo, puntare un po' più sul rame, perché comunque ho notato un cambiamento in questi ultimi anni in quello che è sia l'arredamento di interni sia proprio, diciamo, il design come tendenza. Avevo bisogno di qualcosa di caldo. Questa è una collezione chiamata Nature. In realtà era pensata principalmente per l'arredo bagno, che è un po' il mio settore specifico, e semplicemente anche in quel caso, legata al buon senso, lì in maniera un po' diversa mi era stato chiesto di inventarmi una barra d'appenderia un po' diversa. Sono tutte molto minimali, carine, eccetera, però è stata una cosa buffa di esperienza. Mi trovavo in un lago in campagna, nella mia bella campagna toscana, ho buttato l'asciugamano su un albero e ho detto: ma quasi quasi facciamo un appendi asciugamano a forma floreale di albero. Per cui, insomma, lì è stata una semplicità di idea che si è trasformata in un decoro che caratterizza molto il prodotto.